raccontando di festival ancora, e queste sono le settimane sicuramente più importanti in tutto il calendario dell'anno per i festival anche post-pandemici. Comunque la parola festival è ritornata nelle piazze. Stiamo seguendo diversi festival come sempre. Saremo ai Dialoghi di Trani, saremo a Torino Spiritualità, a Festival Filosofia, siamo stati a Festival Letteratura di Mantova, saremo a Pordenone Legge proprio in questi giorni, come stiamo per raccontare adesso un altro festival che nel passato qui Il Posto delle Parole ha giustamente raccontato, il Festival di Letteratura ma soprattutto di Traduzione, Babel, e siamo a Bellinzona. Intanto Vanni Bianconi, buonasera. Buonasera a voi. E benvenuto, anzi bentornato, perché da un po' di anni che non ci sentiamo per Babel Festival. Vanni Bianconi, lo ricordiamo, autore di poesie, traduttore, vive a Londra ed è direttore artistico di Babel. Ecco, che cosa vuole dire? A volte quando sentiamo a proposito di festival la definizione direttore artistico ci immaginiamo chissà che cosa, ma in verità, praticamente, Vanni Bianconi, che cosa fa un direttore artistico nella fattispecie a Bellinzona per Babel? Questi sono giorni, Livio, in cui me lo chiedo anch'io, perché c'è uno strano imbuto in quest'anno, ancora peggio del solito. Ci sono in genere 11 mesi di preparazione, quindi dalle prime idee alle letture, alle scoperte, ai contatti con gli autori, e poi tutto accelera dopo un momento di pausa verso le ultime settimane, quando poi si mette in piedi la vera struttura del festival. Però quest'anno devo dire che mi dà un certo piacere sentire il numero di festival che hai elencato prima, perché in marzo, quando la situazione è diventata grave a livello planetario, noi di Babel avevamo già un programma fatto e finito e confermato, si chiamava Americana. Abbiamo invitato scrittrici femmine da tutte le Americhe, quindi da Tovis nel Canada, Aurita Tabajara dall'Amazzonia, ed era un programma meraviglioso. E come mai avete cambiato da Americana ad Atlantica, Vanni Bianconi? È proprio per questo, perché l'oceano si è spalancato e di colpo portare delle autrici dalle Americhe è diventato impossibile, come nel 1491. Quindi abbiamo dovuto, da un momento all'altro, abbandonare un programma fatto, finito e confermato, stavamo per prendere già dei voli, e abbiamo dovuto decidere, abbiamo deciso allora, che avremmo fatto il festival comunque in presenza. È stata una decisione abbastanza azzardata, di cui abbiamo avuto modo di pentirci e poi di non pentirci di nuovo tante volte in questi mesi. E quello che abbiamo fatto allora è stato ripensare un festival da zero. Quindi il direttore artistico, in questo caso, dopo aver letto centinaia di libri dall'America, ha dovuto pensare a cosa fare. E devo dire che abbiamo avuto la fortuna di renderci conto presto che tutto il lavoro fatto per andare a indagare cosa sono le Americhe, cosa sono tutte queste letterature così affascinanti e diverse e collegate, in qualche modo ci dava la possibilità di fare lo stesso lavoro ma da vicino. Quindi in pratica, invece di guardare all'America per scoprire le Americhe, noi abbiamo guardato all'Europa per leggere le Americhe, e visto che i rapporti sono così forti, abbiamo presto trovato questa metafora dello specchio. Abbiamo iniziato a guardare l'Atlantico come un grande specchio d'acqua, ma anche all'Europa come uno specchio per le Americhe, e quindi abbiamo, in poco tempo, in tempo record, in un mese e mezzo, abbiamo creato un nuovo programma praticamente da zero, e andando a invitare scrittori italiani, svizzeri e europei che sono fortemente influenzati dalle letterature delle Americhe. Quindi abbiamo Tommaso Pincio, Elisa Biagini, Giorgio Vasta, Laura Pugno dall'Italia, Peter Stamm dalla Svizzera, e via dicendo. Abbiamo anche però degli scrittori delle Americhe che vivono in Europa, quindi degli americani d'Europa, come l'Argentina Samantha Schweblin, per esempio, oppure i messicani Villalobos e Brenda Navarro, e poi ancora i traduttori, e poi ancora dei performer fortemente influenzati dalle musiche degli Stati Uniti, e poi anche lavori sulle genealogie. Abbiamo per esempio un incontro molto forte che si intitola Breeze, quindi con un chiaro riferimento alle ultime parole di George Floyd, e con Gary Young, il giornalista del Guardian, che è un esperto delle
questioni razziali e quindi affronterà le lotte dell'attualità negli Stati Uniti per le questioni razziali, però allo stesso tempo andiamo a esplorare anche le ragioni storiche, quindi tutto quello che l'Europa ha causato con la tratta degli schiavi. Quindi, come dire, sono molte le circumnavigazioni di temi che sono antichi e attualissimi, e in questo modo si sembra di essere riusciti ad articolare questo senso di Americhe in maniera forse ancora più complessa che non invitando semplicemente gli scrittori ad attraversare l'oceano, ma invece guardandoci qua vicino. È uno spostamento di sé stante mica da poco quello che avete fatto per Babel, però è un modo, come diceva poco fa Vanni Bianconi, di porsi di fronte allo specchio della cultura europea e rispetto alla cultura americana, e quindi c'è questo dialogo che si instaura da giovedì 17 fino a domenica 20 settembre per Babel Festival. Ricordo i nostri ascoltatori, per la curiosità di vedere il programma, comprendere il progetto culturale di Babel, che non è solamente un festival, un progetto culturale, babelfestival.com. Ecco, la parola traduzione però da sempre è già insita nel nome. Babel è la parte principale di questo festival, Vanni Bianconi. Sì, lo è in molti modi diversi. Appunto quest'anno avremo per esempio un incontro tra diversi traduttori per andare a vedere le origini americane, il nostro modo di vedere, di questa tanto discussa autofiction, che è uno delle correnti più riconoscibili della letteratura contemporanea. E proprio nel lavoro fatto per Americana, per esempio, abbiamo scoperto una scrittrice di inizio secolo, inizio Novecento, una favelada, una raccoglitrice di carte in una favela di San Paolo, Carolina Maria de Jesus, che era stata pubblicata a suo tempo in Italia con anche una prefazione di Moravia, però era sempre stata trattata, poi presto dimenticata, era stata trattata come un caso sociologico. Invece, andando a leggere questi diari, insomma dei diari di una persona che sa leggere e scrivere, però passa la giornata raccogliendo carta, poi dopo mettendo su carta la sera i piccoli avvenimenti quotidiani, le sofferenze, le umiliazioni, le difficoltà, le ripetizioni, la noia, la fame, instaura un rapporto molto fine e complesso e mai risolto tra la voce narrante, la persona e il personaggio. Quindi è sempre lei, però ci sono dei brevi scollamenti, lei ci gioca, e quindi ci è sembrato di scoprire lì come un germe di un fenomeno che è molto americano ed è molto, molto globale adesso ed è estremamente contemporaneo. Quindi a parlarci di Maria de Jesus sarà il suo traduttore Francavilla, poi ci sarà il traduttore di Gabriella Mistral, un'altra scrittrice fantastica dall'America Latina, che ha un rapporto complesso con voce narrante, storia personale ed io, e poi la traduttrice Anna Nadotti di Rachel Kosk, che invece è uno dei casi più eclatanti e più estremi di questo rapporto tra io autofiction, io esploso, io trasparente. Con la trilogia pubblicata da Einaudi, quella di Rachel Kosk, ne abbiamo parlato per l'appunto assieme alla sua traduttrice Anna Nadotti, che è ospite per l'appunto a Babel a raccontare di questa straordinaria scrittura. Vanni Bianconi, quando parliamo di letteratura americana, noi siamo normalmente immersi in dei luoghi comuni. Un appuntamento come quello di Babel Festival è un superamento dei luoghi comuni per non rimanere, che ne so, con la letteratura americana ferma ad un nome, una situazione. La stessa cosa potrebbe valere per i film e così via, ancor di più per i film, credo. Ecco, in che modo oggi, nel 2020, noi possiamo essere attratti dalla letteratura americana al di là di quello che è il marketing, ma semplicemente e sostanzialmente proprio come narrazione? È una domanda complessa, e la prima organizzazione, la prima versione di Babel, quella che si chiamava proprio Americana, avrebbe cercato di dare una molteplicità di risposte, perché appunto avere una scrittrice indigena che fa soprattutto letteratura orale, però molto raffinata, come Aurita Tabajara, ci fa sentire che ricchezza hanno le Americhe, perché quando parliamo di America, in questo caso stiamo parlando di tutti i due continenti. E quindi arrivare appunto da Rachel Kosk
a Aurita Tabajara, passando poi per l'Argentina, in cui c'è una fioritura di scrittrici, soprattutto donne, eccezionali. Situazione che invece non si trova per nulla in Brasile, che è lì vicino, ma invece dove ancora le librerie sono piene di scrittori maschi. Diciamo, tutto questo rende impossibile andare a mettere il dito su quello che sia la letteratura delle Americhe. Forse la tua domanda andava più in direzione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono da sempre i grandi raccontatori di storie, per esempio Tommaso Pincio, che sarà con noi. Lui dice di essere un appassionato di letteratura statunitense, non perché gli interessino gli Stati Uniti in nessun modo, ma perché lì, mentre l'Italia si inerpicava in sperimentalismi ed avanguardie, negli Stati Uniti si raccontavano storie, e questo è forse un luogo comune, però tanto nel cinema come nella letteratura, fino almeno qualche anno fa, questo sicuramente è un istinto molto forte delle arti degli Stati Uniti, no? La necessità di raccontare storie capacità di raccontare storie legati. Mi fa venire in mente, mi scuso se ti interrompo Vanni Bianconi, mi fa venire in mente Rachel Cusk, che nella sua trilogia, nei suoi romanzi, ci dimostra attraverso la scrittura, la narrazione, il senso dell'importanza di ascoltare le storie. Assolutamente, il suo personaggio è praticamente, come dire, un corpo riempito dai fili di paglia che si raccolgono ascoltando gli interlocutori. Per ora, pensando anche alla tua domanda precedente, ai modi in cui Babel cerca di coniugare la traduzione, che è un concetto talmente ricco e complesso che ci dà sempre delle nuove possibilità, quest'anno abbiamo per esempio con noi il poeta Robertson, un poeta scozzese che è stato insignito dal T.S. Eliot Prize l'anno scorso per un libro che sta per uscire da Wanda, che in inglese si chiama The Long Take, quindi già un titolo che è cinematografico, in pratica la parellata, il piano sequenza. Robertson ha fatto un lavoro straordinario, se vogliamo, di traduzione in poesia, perché questo è un romanzo in versi, di un momento specifico della cinematografia statunitense, che è il momento del noir, e quindi di nuovo un momento di transizione, di trasmigrazione, a partire dal momento in cui tanti registi, soprattutto tedeschi, lasciavano l'Europa per arrivare a Hollywood, e quindi portavano i colori e l'angst dell'espressionismo all'interno della macchina raccontastorie di Hollywood, e il risultato è il momento d'oro, se mi passi questo pasticcio, a livello di colori, il momento d'oro del noir. Quindi apriremo il festival domani proprio con Siodmak, con Chris Cross, però appunto mi sembra che questo libro in versi, raccontando una storia che è una storia noir, che cerca di portare tutti i colori sulla pagina di questo innesto di cultura europea in un'America giovane eppure già in qualche modo ferita dal 29, da Pearl Harbor, è un modo di intendere quanto sfaccettata possa essere la traduzione tra generi artistici diversi, tra continenti diversi, tra momenti storici diversi, perché Robertson dice che scrivere questo libro l'ha aiutato a capire la sua esistenza spaesata come scozzese a Londra, quindi, come dire, è sono vari prismi che si incontrano. Mi piacerebbe, prima di chiudere questa conversazione, Vanni Bianconi, fare un passaggio. Quando poco fa dicevo che Babel non è solamente un festival, è un progetto culturale molto plurale. Ecco, mi piacerebbe fare un passaggio attraverso le particolarissime pagine della rivista Specimen, perché vale la pena, ricordo i nostri ascoltatori, www.specimen.press, per andare a curiosare attraverso la singolarità editoriale di questa rivista. Ti ringrazio Livio, perché con tutte le cose che stanno accadendo adesso è facile dimenticare dei progetti per i quali si tiene tantissimo, per i quali si lavora sodo. Specimen è una rivista di per sé forse unica, perché abbiamo sfruttato le potenzialità del web per perseguire la nostra passione per gli innesti linguistici, il plurilinguismo, le lingue seconde, i meticciati. Quindi questa è una rivista che esiste solamente online, perché ogni testo viene pubblicato in originale, poi in una serie di lingue di
diverse, perché è tradotto in 2, 3, 4 lingue che mutano sempre a dipendenza dei temi o degli interessi dello scrittore. E proprio quest'anno a Babel, proprio venerdì, consegneremo un premio che si chiama To Speak Europe in Different Languages, un premio che abbiamo lanciato quest'anno, il cui bando chiedeva di scrivere un testo in una lingua e avere una traduzione in un'altra lingua, e questo testo deve essere collaborativo. Quindi abbiamo ricevuto testi in, penso, più di 80 lingue da tutto il mondo, e questi sempre con una traduzione, e questi testi in più avevano una sorta di meticciato interno e di collaborazione interna che ogni persona che ha partecipato ha poi interpretato in modi diversi. Quindi, come dire, sarà una celebrazione in presenza, cosa che ci fa un immenso piacere, sia del Festival Babel, di tutto questo lavoro, ma anche di questi progetti che invece riescono a attraversare le liste nere e i blocchi delle pandemie, perché centinaia di scrittori, aspiranti scrittori e traduttori ci hanno mandato per questo premio Specimen dei testi di ogni tipo, forma e lingua, e come dire, sono cose che in questi momenti di timore e isolamento fanno bene. Sembra di sentire che ci sono delle reti che si sono gettate a livello globale, che continuano a, come dire, a vibrare, a essere forti. Prima di chiudere questa conversazione con il direttore artistico di Babel Festival, lo so che è una domanda inutile, ma c'è sempre la nostra ultima domanda. Dico inutile perché quando si è al rush finale del festival forse non si ha nemmeno più tempo di leggere, ma la domanda è questa: qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Comunque sia. Livio, sai, questa volta questa domanda, che può essere strana, sarebbe stata strana magari in altri anni, quest'anno mi permette di dare una risposta eclatante, perché ho appena letto Le Rouge et le Noir di Stendhal, perché si vede che tutto era troppo e ho dovuto fare un balzo fuori dalle Americhe, fuori dalla lingua inglese, dallo spagnolo e tutto quanto, e mi sono letto Il Rosso e il Nero. Devo anche dire che sono arrivato in Svizzera passando dall'Inghilterra, dove sono finito in ospedale, ho dovuto passare in Francia perché non potevo volare, poi la Francia è finita sulla lista nera, quindi ho fatto tutto un percorso molto articolato per essere adesso in Svizzera, e quindi penso che avessi bisogno di qualcosa di solido, un romanzo in cui, come dire, potessi fidarmi della voce narrante, che mi portasse dall'inizio alla fine in maniera, come dire, quasi come fosse un lascia, quasi come se fosse un lascia passare questa scrittura, vero? Vero. Esattamente, sì. E poi trovando comunque degli elementi estremamente moderni, però avendo, come dire, studiato, indagato tante letterature appunto così diverse, e che giocano con l'oralità, che giocano con l'io esploso, tutto quanto, penso che avessi bisogno di qualcosa che mi potesse avvolgere, in cui poter avere completa fiducia, e Stendhal è stato perfetto per questo. C'è ancora una domanda, visto che Vanni Bianconi è poeta. C'è un verso, ci sono versi che risuonano diverse volte nella memoria e non solo? Vanni Bianconi, spero sia ancora collegato con noi. Sì, la senti. Ecco, chiedevo, c'è un verso o alcuni versi che chissà per quale motivo risuonano nella mente, nella memoria, e questi versi fanno una discreta compagnia? Oh, certo, adesso mi senti? Certo. Dico, non ti sento più? Sì, sì. Perfetto. Certo. Mentre mi facevi la domanda, i primi due versi che mi sono venuti alla mente, come dire, purtroppo, per fortuna, sono And the seas of pity lie locked and frozen in each eye. Quindi sarebbero, e i mari della compassione sono rinchiusi e congelati dietro ogni occhio umano. Quindi un messaggio non troppo positivo. Sono due versi di Oden, e devo anche dire che proprio ora, quando mi hai chiamato, stavo ascoltando e traducendo
un contributo di uno scrittore che purtroppo non potrà venire, il franco-ivoriano Cahu, che è a Parigi, uno scrittore fantastico e che ha dovuto purtroppo dare il suo contributo in video, e quindi ascoltare la sua presa di posizioni su questioni razziali tanto negli Stati Uniti quanto a Parigi in questi tempi di pandemia, forse è questo che mi ha portato a pensare a questi versi di Auden, che sicuramente non sono particolarmente ottimisti per quello che riguarda... Non sono ottimistici, ma attraversano il tempo, attraversano questo tempo, queste parole di Auden. E intanto grazie davvero Vanni Bianconi, e buon festival con Babel, buona serata. Grazie a te Livio, buona serata a tutti. A presto, buon lavoro. A presto.